Buona giornata, cari amici. Oggi 26 gennaio 2018. Questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. La rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Milano, deraglio il treno, tre morti, ha ceduto un binario in programma sostituzione, ultimo controllo 15 giorni fa. Le due carrozze centrali del convoglio del Trenord sono uscite dai binari e si sono accasciate sul lato. Per oltre 3 ore i soccorritori hanno lavorato per tirare fuori i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere. La procura ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo, al momento contro ignoti. Escluso il malfunzionamento degli scambi, segnalato un cedimento strutturale di 20 centimetri di binario, circa 2 km più indietro. Sala ha detto basta sogni sciocchi come il ponte sullo stretto e Legambiente dice una delle linee peggiori. La CEI parla, dice si parli di sicurezza. Ostia, l'affiliato al debitore, ti strappo i denti con le tenaglie, così il clan Spada controllava il litorale di Roma. Sono le parole che Fabrizio Lutilo, tra le 31 persone raggiunte dall'ordinanza, di custodia cautelare firmata dal GIP Simonetta D'Alessandro, rivolge intercettato a un debitore, dal quale si fa poi consegnare 800 euro. La forza evocativa e intimidatoria del nome della famiglia è tale che una vittima racconta: Romoletto non ti minaccia, ti ammazza direttamente. Telecomunicazioni, TIM attacca il governo a un mese dalle elezioni, ricorso a Mattarella contro il Golden Power. L'azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per l'esecutivo Gentiloni e lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l'opinione pubblica è concentrata su argomenti decisamente lontani dalle complesse manovre finanziarie per decidere il futuro di TIM e il suo destino incrociato con l'impero di Silvio Berlusconi. Davos, Trump ai palestinesi, niente fondi se non tornate al tavolo dei negoziati. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, ribadendo il reciproco impegno e confermando la propria scelta sull'ambasciata USA a Gerusalemme, e lanciato un monito all'ANP, invitandolo a tornare al tavolo delle trattative per evitare ulteriori tagli ai fondi dell'UNRWA, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. E dopo aver imposto dazi all'import di pannelli solari e lavatrici negli USA, domani parlerà alla platea dei big dell'economia, alfieri della globalizzazione. Francia, la Nutella è scontata del 70%, scena da sommossa nei supermercati, tutto esaurito in 15 minuti. Scena da sommossa con rissi e accapigliamenti, quelle che si sono viste questa mattina in diversi supermercati della catena Intermarché della Loira. Una vera e propria catastrofe, l'hanno descritto i dipendenti dei negozi presi d'assalto. Motivo di tanta agitazione sono stati i vasetti di Nutella da 950 grammi a solo 1,41 euro, con quasi il 70% di sconto. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.